Buongiorno, sono Paolo Pasini di Sda Bocconi School of Management. Ecco, noi quest'anno abbiamo avviato, meglio dall'anno scorso, abbiamo avviato un'iniziativa di collaborazione anche con SMAU nel campo della formazione, campo che, come sapete, insomma, in Italia non è certo dei più floridi. È brutto citare, ma bisogna partire da questa presa di coscienza. World Economic Forum ci posiziona al 127esimo posto dei paesi che investono in formazione. Noi ci occupiamo soprattutto della formazione manageriale e quindi della formazione all'interno della formazione manageriale che segue poi l'applicazione delle tecnologie ICT. Ecco, con SMAU abbiamo voluto concentrarci su due tematiche a noi care, su cui riteniamo di avere ottime competenze, che sono l'IT Project Management e la Business Intelligence e le Analytics, temi sui quali una business school come la nostra pensa di poter dare un'interpretazione originale. Il formato è altrettanto originale, si tratta di 3 ore di molto intense in cui cerchiamo di mettere insieme anche un po' di rigore metodologico e di esperienza e cercare di facilitare la discussione con le piccole e medie imprese presenti e che sono interessate a questi due temi. Ecco, il tema della formazione, come sappiamo, è un tema trasversale che ha toccato anche un po' tutte le agende digitali, sia dell'Unione Europea, sia dell'Italia, sia delle regioni, soprattutto poi anche Regione Lombardia. Ecco, il tema della formazione poi va declinato sotto due aspetti, cioè noi spesso parliamo di alfabetizzazione informatica nel campo ICT, ovviamente, e di digital divide. Ecco, è all'interno di questi due, diciamo, macro filoni che in qualche modo noi cerchiamo di inserirci e cercando di intervenire con delle iniziative di formazione manageriale che sostanzialmente lavorano su 3 livelli. La prima, spiegare come si gestiscono le tecnologie informatiche all'interno delle imprese e anche nelle imprese di piccole e medie dimensioni. Il secondo aspetto, cercare di discutere, di presentare come si applicano alcune aree tecnologiche, come appunto dicevo prima la business intelligence o il content management, i sistemi di CRM e via dicendo. In ultimo, cercare di dare una mano alle start-up nel campo ICT, area, sappiamo, sempre molto faticosa, poco sotto controllo, pochi sanno quanti effettivamente delle start-up ICT italiane sono ancora vive dopo 3 anni, quindi quelle che hanno saputo effettivamente fare impresa rispetto a quelle che sono un po' morte, diciamo, schiacciate dal mercato. E quindi su questi 3 ambiti noi cerchiamo di intervenire come Sda Bocconi School of Management in campo formativo. Vista la difficoltà del momento e visto appunto che l'area non è certo un'area prioritaria di investimento, come dicevo prima citando i dati del World Economic Forum in Italia, ecco, diciamo che la Sda Bocconi è riuscita negli ultimi anni comunque a mantenere un buon livello di attività e quindi questo ci soddisfa, ci dà convinzione che siamo sulla buona strada e proseguiamo in questo senso. La collaborazione con SMAU in questo campo speriamo che sia, diciamo, win-win per entrambi e che porti a risultati ulteriormente interessanti.